Dai, che bello! Allora, onesto, io penso che tutti, almeno una volta nella vita, prima di andare a scuola la mattina abbiamo guardato Doraemon in TV. E tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo sognato di avere Doraemon come animale domestico, mettergli la mano nel pancino, tirargli fuori i ciuschi e fare chissà quale cose. Oggi, anzi oggi, è tanto tempo che ho comprato in un China Market, in un negozio orientale, i fagioli azuki per fare l'hanko, la confettura di fagioli azuki. Quella confettura, parlo per me, poi non so voi, tutte le volte che vedevo quel cavolo di gatto preparargli i dorayaki a Nobita, immaginavo che all'interno ci fosse cioccolata. E quando ho scoperto che all'interno non era cioccolata, ma era una confettura di fagioli, un po' vi dico che ha sancito il mio inizio alla pubertà. Cioè, sono cresciuto e mi sono reso conto che il mondo non è così dolce, ma è, a volte stanno delle fregature. Fregature relative, perché io ho fatto sta confettura, non è male. Ma non è Nutella. Oggi andremo a fare i dorayaki di Doraemon. Però non li mangerà Nobita, li mangerò io con la confettura Anko. Lista della spesa. Allora, gli ingredienti per questa preparazione sono 75 grammi di zucchero a velo, 100 grammi di farina 00, 20 grammi di miele, un uovo da circa 50 grammi, 5 grammi di lievito, 20 grammi di amido, l'anco che adesso se volete vi dico come si fa, e circa 80-100 ml di latte. Pigliamo un setaccio e andiamo a setacciare all'interno le polveri, la farina, l'amido, lo zucchero a velo e il lievito. Questo conferirà aria alle farine, gli darà volume, ma soprattutto andrà a eliminare i grumetti. Fatto ciò, andiamo comunque a miscelare leggermente le farine e andiamo ad aggiungere le restanti parti, ovvero l'uovo, i 20 grammi circa di miele. Cominciamo con 80, vediamo la consistenza. Dovremo ottenere un pastello bello liscio, senza agrumi e non troppo denso, non troppo sodo. Adesso vi farò vedere. Dovrà avere la consistenza indicativamente di uno yogurt normale. Perfetto. Vedete? Non è spesso, ma non è neanche troppo denso. Ci muniamo di un mestolo. Io ho messo a scaldare da tempo la nostra padella antiaderente, o potete usare quella che volete. Questa qua sarà una padella di ghisa che scalda bene, incorpora tanto calore. Io, a casa mia, ho questa, mi riesco a trovare bene, ma potete usare tranquillamente una padella antiaderente. Andiamo a ungerla leggermente con o un velo di olio di cocco, proprio poco poco poco, o una noce di burro, ma proprio una punta, proprio pochissimo. La padella è calda, mamma che profumo. Versiamo circa tre quarti di mestolo e lo copriamo. Andiamo a utilizzare una fiamma molto dolce, facendo sì che sotto diventi bello brunito, e quando comincerà a venire fuori le bollicine lo giriamo. L'utilizzo del coperchio è appunto per questo, perché così il calore rimane all'interno, noi riusciamo a tenere una temperatura più bassa e riusciamo a gestirci benissimo il calore, evitando che sotto si bruci, sopra si cuocia omogeneamente, sotto noi otteniamo quel bel colore nocciola come quelli di Doraemon. Vedete, le bollicine stanno cominciando a venire. Questo profumo di burro mi manda ai matti. E lo finiamo di qua. Man mano che si cuociono, per mantenerli umidi, per mantenerli caldi, li mettiamo in un piatto coperto con uno scottex, in modo che l'umidità rimanga e noi riusciamo dopo appiccicare le varie circonferenze. Raga, c'è un profumo di burro e zucchero a velo che adesso entra Doraemon, mi tira fuori un ciuschi dal coso. Via, si toglie il primo. Sempre con lo stesso fazzoletto di prima di burro, lo versiamo per caduta, vedete? Facendo così noi otteniamo un cerchio perfetto e non rischiamo che ci venga tutto sbilenco. Ok, adesso li farciamo. Allora, in teoria dovremmo accoppiarli in base alla grandezza. Questo è quasi perfetto, questo qui è un po' più piccolo. Doraemon non sarebbe fiero di me. Prendiamo un dorayaki, prendiamo la nostra Anko, che adesso vi dico come l'ho fatta, ma secondo me non avete sbatto di farla. Prendiamo la nostra confettura e la mettiamo un po' ovunque. Cioè, io l'ho sentita, quando l'ho fatta, non è male, però, cioè, vuoi mettere qua dentro, mettergli della nocciolata bianca, della nocciolata al pistacchio, della Nutella, del burro d'arachidi, e li andiamo ad accoppiare andando a sigillare il bordino. Vedete, in teoria, se siamo stati bravi, se la dimensione è giusta, dovrebbero
proprio a copiare precisi. Ma che bello che è. Facciamo l'altro. Quest'altro ne mettiamo un po' meno, perché è un po' più piccolino. Questo lo ammorbidita leggermente in microonde, vedete, più spalmabile. Allora, per fare l'anco li ho messi a bagno una notte intera e li ho messi a bollire con l'acqua finché non erano cotti, andando a schiumare le impurità tutti, per capire che fossero pronti. Prendete il fagiolo, mettete sulla mano e lo schiacciate. Se l'interno è bianco, il fagiolo è ancora crudo, deve ancora cuocere. Se quando lo schiacciate l'interno è trasparente, il fagiolo è cotto e buono. Una ragazza che la faceva con sua madre orientale, andavano a frullarlo per bene con un frullatore ad immersione, in modo che tutta la cuticola esterna venisse ben frullata. Lo mettevano in un canovaccio, alzavano in modo che uscisse più acqua possibile, e intanto in un pentolino avevano messo in zucchero di canna la metà del peso dei fagioli al netto senza l'acqua, con un 20-30 ml di acqua a sciogliere questo zucchero. Io ho messo dentro i fagioli, li ho fatti andare al minimo finché l'acqua presente nei fagioli non evaporasse, ottenendo appunto questo pastello qua, che è buono, è buono, si sente leggermente il fagiolo, ha una consistenza particolare. Secondo me noi occidentali non siamo abituati a questi profumi. Tagliamo in dorayaki. Beh, che bello. Prova sofficità. Allora, oggi si realizza uno dei miei più grandi sogni e magari vediamo se soddisfa le aspettative. Nel complesso ci sta molto bene. Mangiata così, mangiata nel mochi, mangiata qui, o mangiata qui, o mangiata qua, è buona, Oh, mangiata qua spacca, Oh, Billy, mangiata qua spacca, Se volete un consiglio di un amico, fidatevi. A parte lasciare like, commentare se vi piace l'anco, se la vorreste mangiare, ma soprattutto iscrivervi al canale accendendo la campanella. Fate questo impasto di pancake, fate questo impasto di dorayaki, metteteci quello che volete, metteteci la confettura, burro e marmellata, metteteci quello che volete, ma fidatevi, sono buoni davvero, sono strasoffici. Sono dolci al punto giusto e con l'anco, vi giuro. Ma vi ripeto, mangiata così o mangiata nei mochi ha un po' deluso le aspettative visto la lavorazione che c'è dietro. Mangiata nei dorayaki? Cazzo, Billy, mangiate nei dorayaki, spacca. Detto ciò, io spero che questo video possa esservi piaciuto e spero che magari vi abbia dato uno spunto per fare un qualcosa, per riprovare di farli. Io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato. Vi saluto. Noi ci vediamo al prossimo video ricetta. Bella.